Abbiamo adottato una nuova decisione. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. E quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «Io resto a casa». Salve amici, sono giorni naturalmente in cui siamo dentro, siamo in casa, dobbiamo rimanere in casa, l'appello insomma è quello che tutti fanno, lo facciamo anche noi perché è giusto così. Vogliamo fare una raccolta di alcune cose, perché c'è lo spettro del contagio, c'è la paura di contrarre una delle polmonite più brutte di sempre, i TG, le notizie, gli approfondimenti, le fake, le smentite e poi le conferme, la prudenza, l'allarmismo e poi ancora lo scetticismo, fino ad avere certezza che si tratta di epidemia, di pandemia. Io guardo il monitor davanti a me, guardo quello che accade naturalmente sui siti di informazione e quant'altro. Sono settimane convulse per l'Italia e per il mondo. Decreti, ordinanze stabiliscono una sola certezza. Bisogna rimanere in casa, non darla vinta a quel mostro chiamato coronavirus Covid-19. Non è uno scherzo. Il governo lo dimostra, chiusura delle scuole, dei bar, dei luoghi dove sono possibili assembramenti e quant'altro. Si può andare ai supermercati, in farmacia, in qualche altro luogo, ma tutti siamo tappati in casa e il momento è davvero drammatico. L'italiano però si ingegna, ma soffre con gran dignità. Ritrova lo spirito di patria, niente più calcio, ma chi se ne frega dello scudetto, della Champions League. L'Italia che canta dai balconi e si fa coraggio, cerca di sdrammatizzare la paura. È davvero commovente, è un canto commovente che attraversa l'Italia. E sul filo della rete però, sui social, sui WhatsApp, si assiste anche al tributo di cose strane. Si assiste allo scorrere del tempo secondo queste nuove regole giustamente imposte. E dagli audio ironici alle scene sarcastiche ai videoclip esileranti che servono a tenere alto lo spirito e allontanare il panico, divertenti ed esagerate, spiritose e surreali. In casa si può, da casa si guarda il mondo e si cerca di strappare un sorriso. Ciao. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta.
Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Just a touch, baby. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro, dell'Italia, è nelle nostre mani. Ma se prima io non ce la faccio, come la fai? L'effetto virus sulle borse è drammatico, è stata la peggiore giornata di una settimana, da dimenticare, scusate, a tra poco. Penso anche
a tutti i medici, gli infermieri che sono in trincea in queste settimane, che lavorano senza sosta, stanno facendo di tutto, con turni molto impegnativi per assistere e curare le persone contagiate dal coronavirus. Oggi, nel prendere queste misure, dobbiamo pensare anche a loro, che rischiano, pensate, con grande gesto di solidarietà, la propria salute per curare la salute del prossimo.